Allora, buongiorno e benvenuta di nuovo alla Ginny, ciao! Ciao, buongiorno. Ciao Ginny, come stai? Da un po' che non ci sentiamo. Una volta all'anno, come le tasse, arriva anche l'astrologa con l'oroscopo dell'anno nuovo. Esatto, esattamente. Meno male che torna anche la Ginny. Noi abbiamo fatto una nostra intervista, primissima intervista nel 2018. Da là ad allora, poi, meno male, ci sentivamo su WhatsApp, come va, come non va. Però, più di così, insomma, non ci siamo più sentiti benissimo. Ma che è successo in questi 2 anni, Ginny? Allora, a livello mio personale devo dire che ho fatto un sacco di cose, quindi sono molto soddisfatta, sto crescendo, insomma, dal punto di vista astrologico sono molto contenta, per cui sono usciti 2 libri, anzi uno uscirà proprio, è appena uscito in questi giorni, Esatto. e poi ho aperto la mia scuola di astrologia, eccetera, eccetera, e continuo le mie collaborazioni con i vari giornali, media e così, quindi insomma, piccole astrologhe crescono. Esatto, ma comunque dai, ti stai facendo un po' largo, diciamo, in mezzo a questa grande marasma, insomma, che sono appunto che È una l'astro. dura lotta, ma ce la faremo. Ma sì, ma poi alla fine comunque io ogni mattina vedo sempre su Facebook una parola buona per tutti con l'oroscopo in 1 minuto, per esempio, quindi sto sempre Certo. lì, guardo, scorro un pochettino, arrivo al leone, mi guardo il mio e poi sentiamo anche quelli che mi interessano, tipo che so, magari sentivo ai tempi un pochettino il cancro, che c'erano persone legate e quant'altro, gemelli per i miei, quindi insomma, la mattina presto c'è sempre l'appuntamento. Esatto, ore 7:15, sia su Instagram che su Facebook, tutte le mattine c'è l'oroscopo in 1 minuto che serve proprio per iniziare bene la giornata da ascoltare rigorosamente bevendo il caffè Vedi? in pigiama. Anche, esattamente. Ancora quando sei nel letto, ancora lì che scorri Facebook, appena ti sei un pochino così svegliato, che poi io la Ginny me la ricordo, per quando, ai tempi che andavo ancora a scuola, c'era sempre in metropolitana l'oroscopo in 1 minuto. Me lo ricordo perché vedevo quella faccia così, ancora un po' in mezzo addormentata con la tazza che faceva l'oroscopo. Che Esatto. sono ricordi veramente Senti, che rimangono, quindi chi come me ha bazzicato ormai Milano? sono passati un po' di anni, dalla Sì, metropolitana in effetti. però vedi che c'ho questo ricordo ancora vivido, vedi? Ah, va bene, Che poi sono quando felice. passava la metro, che poi c'era, che so, il leone e passava la metro e interrompeva tutto quanto, guarda, che rabbia, che rabbia, che rabbia. Mannaggia. Allora, Ginny, visto che sei qua con noi anche per parlare del tuo libro, insomma, il libro nuovo che ho visto la settimana scorsa e anche quelle prima, che comunque era già comunque sempre lì in primo in classifica, che è Oroscopo Personale 2021, impara a sbagliare, a sbaragliare Saturno contro nell'anno dei cambiamenti. Speriamo che sia un anno diverso da questo, ma tra pochissimo ne parliamo. Insomma, eccola qua la nostra Ginny Chiara Viola, insomma, con il suo nuovo libro, appunto, Oroscopo Personale 2021. Senza dirci tante cose, che poi comunque c'è il libro edito da Rizzoli. Come sarà questo 2021? Allora, dunque, veniamo da un 2020 decisamente faticoso, ovviamente, non serve l'astrologa per dirlo. Certo. Gli astrologi, devo dire, che temevano questo 2020 già da molto tempo, tant'è che anch'io nel libro che ho scritto l'anno scorso avevo fatto un'introduzione dicendo appunto che eravamo tutti un pochino spaventati da questa congiunzione che ci sarebbe stata proprio all'inizio del 2020 di 4 pianeti, tra cui 2 pianeti molto forti che sono Saturno e Marte, tutti nel segno del Capricorno, che è un segno noto per essere, insomma, un segno zodiacale piuttosto faticoso, legato proprio all'oligarchia, legato alle chiusure, legato alle autorità, legato alle prese di potere, insomma, è un segno zodiacale che in sé è piuttosto duro, Certo. piuttosto aggressivo, e quindi si temeva appunto questa congiunzione astrologica che non si vedeva da più di 2000 anni, per cui era veramente una cosa molto particolare. Adesso, già da dicembre 2020, inizia lo spostamento di 2 di questi pianeti, che sono Saturno e Giove, che entrano nel segno dell'Acquario, che è un Ok. segno decisamente più morbido.
rispetto al Capricorno, è un segno legato proprio al senso della comunità, al senso dell'unità, dell'eguaglianza, al senso più della giustizia, è un segno molto più libero, molto più indipendente, molto più non convenzionale, mentre il Capricorno era particolarmente formale, per cui ci si aprirà sicuramente ad un periodo di grandissimi cambiamenti, alcuni rivoluzionari, proprio perché andranno a scardinare quelle che sono le nostre tradizioni dal punto di vista sociale, economico, lavorativo, eccetera, però ci apriremo sempre di più a questo acquario, piano piano l'era dell'acquario, che è già iniziata da diversi anni, però piano piano diventerà sempre più evidente, e quindi la libertà, l'indipendenza, l'innovazione, l'acquario è un grande innovatore, è un precursore dei tempi, quindi è l'inventore che prova a fare le cose andando contro quello che è stabilito, no? Sì. Quindi insomma è un ottimo messaggio. Però infatti adesso stavo dando un occhio anche alla tua introduzione del libro e quant'altro, e dici appunto che questo 2021 sarà un po' l'anno dell'acquario, che comunque, vedendo un pochettino gli oroscopi e questi mesi e così, l'acquario e i pesci sono sempre stati quei due segni che insomma erano sempre molto critici in qualche modo, c'era sempre qualcosa di contro, quindi l'anno prossimo potrebbe farsi un level up, diciamo così. Ma allora, dunque, diciamo che tutti i segni zodiacali costantemente se la vedono con dei pianeti contro e dei pianeti a favore, perché è 50 e 50, insomma. Sì, sì, beh, quello quindi sempre. Può capitare l'anno in cui sono più i pianeti che sono che mettono in difficoltà e l'anno in cui sono più i pianeti a favore, però diciamo che i transiti sono assolutamente naturali, quindi è enorme. Il famoso Saturno contro che tutti temiamo in realtà è un transito assolutamente naturale e vitale, quindi non c'è da temerlo. Diciamo che l'acquario non è che sarà tanto fortunato in sé, però le caratteristiche acquariane, quindi delle persone con una forte presenza di pianeti nel segno dell'acquario, nel loro tema natale, saranno finalmente diventeranno delle caratteristiche più comprese proprio a livello sociale, mentre spesso l'acquario si trova ad essere appunto il non convenzionale, quindi a lottare per far valere le proprie idee. Ecco, in questo caso tutta la società in qualche modo si dirigerà, apprezzerà sempre di più le caratteristiche acquariane. Abbiamo già iniziato in parte, se immaginiamo il car sharing per esempio come fenomeno sociale nelle città, fino a 10 anni fa, anzi anche meno forse, era impensabile. Ecco, questo è proprio la condivisione, è proprio una caratteristica acquariana, piuttosto che appunto la presenza sempre di più di persone che hanno un lavoro indipendente, piuttosto che la grande apertura per la quale stiamo lottando ancora però verso tutte le minoranze etnico-sociali, insomma la lotta certo. i diritti, per l'uguaglianza. Questa è una grandissima potenza acquariana. Quindi, alla quale andiamo incontro sempre di più. Quindi l'anno prossimo magari l'acquario si farà sentire di più in qualche modo e avremo modo di vivere anche un pochettino, sì, diversamente ma meglio magari. Esatto, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io sono molto positiva, credo che il cambiamento avrà bisogno di qualche anno per instaurarsi definitivamente, però alla fine di questa grande rivoluzione vedrete che ne usciremo decisamente migliorati. Nel 2020 c'è stato questo grande aspetto che è stato appunto Plutone congiunto a Saturno nel segno del Capricorno, che indica proprio una chiusura, una rottura, una tra virgolette morte di una situazione per rinascere però sempre. E quindi Plutone è il segno della rinascita, è il pianeta della rinascita sempre, per cui rinasceremo sotto le caratteristiche acquariane, che è una bellissima prospettiva. Ok, ti lascio ancora un secondo lì e poi chiudiamo effettivamente con questo grande cerchio che insomma ci siamo molto interessati. Dai, un secondo. Insomma, Ginny, allora questo 2021 sarà
diverso, speriamo, incrociamo le dita. Il tuo libro, che appunto ricordiamo ancora, è Oroscopo personale 2021, Impara a sbaragliare, che è Saturno contro l'anno dei cambiamenti, è praticamente ovunque. Facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo e per chi volesse, comunque c'è anche su Mondoli Store adesso, perché comunque è un sito che frequentiamo molto spesso, c'è anche una specie di un nuovo evento, perché alla fine il 16 ottobre, che sarà settimana prossima praticamente, avverrà questa live session dove Chiara insomma racconterà un po' tutto quello che riguarda un nuovo libro. Come vivi questo modo nuovo di rapportarti con i fan? Perché immagino che insomma avere il diretto contatto con i tuoi fan, comunque dal vivo, firmare anche gli autografi sui libri e quant'altro, e viverlo adesso dietro uno schermo, come sarà? Ma guarda, io credo che in realtà è vero, si perde un pochino la parte più calorosa di un evento a tu per tu, però si amplia moltissimo la possibilità di raggiungere le persone, perché chiaramente si eliminano le distanze, no? E poi credo che la nostra capacità di trasmettere un messaggio, soprattutto quando è un messaggio come quello che voglio trasmettere io quest'anno, cioè del non avere paura dei cambiamenti, credo che è bello imparare a trasmetterlo anche attraverso un media più freddo, come può essere appunto l'online, e secondo me appunto quando c'è un messaggio così forte, in realtà la freddezza del mezzo non compromette, anzi certo. Amplia. Ecco, questa è proprio la caratteristica appunto degli eventi che avvengono via web, quindi non di persona, è proprio una tipica espressione acquariana, quindi un po' la freddezza acquariana del non calore, perché appunto l'acquario non è un segno particolarmente caloroso, però la capacità appunto di ampliare, di aprire a tutti una situazione come può essere un evento, che prima inevitabilmente era elitario, ma anche semplicemente per la distanza, insomma. Sì. Ecco, quindi è proprio una caratteristica acquariana. Dai, insomma, quest'anno abbiamo capito, è l'anno dell'acquario quest'anno veramente spaccheranno in tutti i sensi gli acquario e via dicendo. Dai, quindi incrociamo le dita, mi raccomando, Oroscopo personale. Questo è il suo nuovo libro, Impara a sbaragliare Saturno contro non gli cambiamenti. Ginny, io ti ringrazio veramente, grazie per essere a te, grazie rimasta a voi questa mattina con noi. Ricordiamo anche un